Buonasera amici, bentornati ad una nuova puntata di Tutto in 300 secondi dopo la pausa per la festa del 25 aprile. Questa puntata la dedichiamo ad un tema che almeno a mio giudizio è il più importante della giornata insieme alla cronaca che pubblichiamo regolarmente insieme a tutte le altre notizie, che è il rischio dell'abbattimento di 22 pioppi sul lungolago di Capodimonte. Una notizia che già nella giornata di ieri alcuni nostri referenti su Capodimonte ci hanno segnalato, ci hanno inviato delle foto e alcune testimonianze, in quanto nella giornata appunto della liberazione a Capodimonte si è svolto l'abbraccio agli alberi, quindi un abbraccio simbolico di oltre 700 persone che tra l'altro hanno anche firmato una petizione per quanto riguarda l'associazione La Porticella che ha organizzato la giornata per dire un no secco e assoluto all'atto amministrativo con il quale il comune di Capodimonte ha già autorizzato l'abbattimento di 22 pioppi nell'ultimo tratto del lungolago di Capodimonte. Sembra una notizia di un rischio paventato, in realtà è una notizia già ufficiale che può rischiare di portare un patrimonio della comunità di Capodimonte, così come sono i pioppi, che lo ricordiamo, sono vecchi di alcuni decenni, alcuni secoli probabilmente, per chi sa più nel dettaglio appunto l'anzianità di questi alberi, che molto probabilmente risalgono a più di un secolo fa, che per la loro storicità, ma soprattutto per la loro valenza sociale, da un punto di vista anche del patrimonio culturale della comunità di Capodimonte, rischiano appunto di essere abbattuti. Leggiamo testualmente le motivazioni con le quali la delibera, l'abbiamo documentato direttamente noi come newduscia.it del Comune di Capodimonte e il Sindaco Fanelli, giustificano questa attività che dovrebbe essere espletata nelle prossime settimane. Allora, oltre le parti amministrative e riferimenti di legge, appunto si legge. Premesso che nell'ultimo tratto di lungolago, appunto quello in cui sono i pioppi, dal fosso della Madonna fino alla struttura comunale del campeggio, sono state messe a dimora da alcuni anni delle alberature di platano per completare l'alberatura esistente in riva al lago, costituita essenzialmente da platani. Poi, che in conseguenza di tale impianto, anche al fine di favorire lo sviluppo delle nuove essenze, occorre procedere all'abbattimento delle piante di pioppo esistenti in quel tratto. Oltre alla delibera, sono state date altre motivazioni, come il paventato rischio di allergie per i pollini, diciamo per la fuliggine che queste piante emetterebbero, e quindi un'altra motivazione sarebbe una diffusa allergia nelle zone adiacenti alla presenza di questi pioppi. Comunque sia, sta il fatto che 22 pioppi rischiano l'abbattimento per la ditta che è stata incaricata, ovviamente non facciamo pubblicità, per la cifra poco più di 5.000 euro per un tratto e poco più di 4.500 per un altro, quindi sono alcune cifre che ci lasciano abbastanza a bocca aperta, non per la cifra in sé, che di per sé sarà sicuramente secondo termini di legge, ma per l'abbattimento di ciò che è un patrimonio della comunità di Capodimonte e di tutta la provincia di Viterbo. Sicuramente ci saranno alcune piante che sono state verificate o malate o che avrebbero bisogno di una risistemazione da parte di esperti. La prima domanda che facciamo al sindaco di Capodimonte è questa: come mai, o perlomeno lo mettiamo al condizionale perché non siamo del tutto informati e attendiamo appunto una risposta direttamente dal comune di Capodimonte, non è stata informata l'Università della Tuscia, la facoltà, ex facoltà di Agraria, che lo sappiamo è l'avanguardia nazionale non solo per gli esperti che conoscono appunto le piante e potrebbero dare come consulenti, e noi sappiamo che potrebbero darlo anche a costo zero a livello di patrimonio culturale, sull'eventuale abbattimento di questi alberi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda: come mai questa notizia non sono stati informati, perlomeno da un punto di vista mediatico, i cittadini di Capodimonte e della provincia di Viterbo? Sappiamo che è uscito dopo di noi, prima di noi, chiedo scusa, un articolo importante sul Messaggero di Viterbo che ha dato in qualche modo una sveglia a tutte sia le associazioni ambientaliste, ma soprattutto i cittadini. Quindi, come mai è stato fatto in un modo abbastanza, diciamo, mediaticamente spento, noi diremmo così. E quindi, terza domanda che proponiamo: quali sono le misure alternative? È possibile che è necessario l'abbattimento
di questi 22 alberi senza la possibilità di intervenire per salvarli? E poi, ultima domanda, come mai, così come si legge nella delibera, non è possibile una doppia presenza di alberi, quindi pioppi e platani, e bisogna fare un'unica distesa di platani? In base a quale principio e soprattutto in base a quale proposizione da parte di esperto, ossia qual è il principio che ha portato a questa deduzione logica da parte del sindaco e del comune? Sono tutte domande che noi proponiamo in quanto sono innanzitutto lecite, perché non si possono abbattere dei pioppi così che hanno secoli di vita da un giorno all'altro, ma soprattutto puntiamo ancora una volta sul discorso degli esperti. Riferiamoci a qualcuno che sappia veramente come questi alberi se devono essere abbattuti. Dopo una consulenza di un esperto, poi il comune potrà prendere le decisioni, essendo competente ovviamente per il proprio territorio. Torneremo più volte sicuramente nei prossimi giorni su questo fatto, augurandoci di aver aperto un dibattito nel tempo limite di un fatto che potrebbe in qualche modo andare probabilmente contro lo stesso turismo del comune di Capodimonte, che è famoso ben oltre la provincia di Viterbo per questi alberi che danno un'ombra tanto cara nelle giornate di estate, quando tantissimi turisti, che potrebbero anche non venire più, giungono nelle zone di Capodimonte. Ringraziamo tutti per l'attenzione, continuo a chiedere per chi vuole di condividere questa live, in particolare per temi così importanti come sono quelli della salute e dell'ambiente e per la cronaca pubblica. L'appuntamento è per domani sera. Grazie.